Cosa viene fuori? Siamo in diretta. Siamo già? Siamo già in diretta. Vediamo chi si connette. Se c'è qualcuno connesso. Allora, vediamo se c'è qualcuno. Oh, cominciamo, dai, via, qualcuno già si stanno cominciando, eccoli lì, Raffaele, perfetto, vedi che c'è tanta gente, vedi che si cominciano, ragazzi, buonasera a tutti, oh, c'è anche Peppone, oh, C'è? c'è anche Peppone, Oh, siamo messi bene, mamma. ragazzi, allora, questa sera abbiamo organizzato io e Christian questa bella diretta, speriamo che sia una bella diretta, dove andremo ad affrontare diversi temi stasera. Stasera facciamo una diretta partendo dalla reologia delle farine, quindi ragionare un po' a 360 gradi su quelli che sono gli aspetti anche per poter andare a scegliere la farina. E Esatto. andremo a sfatare forse qualche mito riguardo a quei valori che sono sempre stati presi come punto di riferimento, ma che in realtà, Christian, tanto punto di Esatto. riferimento non sono. Perché si dovrebbe andare, secondo me, a guardare altre cose che danno indicazioni un po' più precise, almeno per quanto riguarda la reologia della farina. E poi passeremo attraverso tempistiche di impastamento in base alla macchina, alla capienza della vasca, in base alla percentuale di viga che ci mettiamo dentro. Parleremo di lievito madre in biga, gestione del lievito. Argomenti stasera ne mettiamo su tanti. Quindi se siete pronti, mettetevi comodi con una bella birrozza vicino, patatine. Il cappello di Babbo Natale dobbiamo mettere in testa noi, però. Patatine e cominciamo. Ehi. Allora, Si è fermato col sorriso. Ecco, ci sei, ti eri mi sono bloccato fermato col con un bel sorriso. Aspetta, che magari mi do sorriso. via questo benedetto. Mi toccate la via, tra benedetto, mi toccate la via la linea del wifi dell'albergo. Penso che si collega qualcuno e magari perdi potenza. Va adesso? Vai, adesso io ti vedo. Sono? Sì, vai, alla Ma mi grande, ci sei. sente? Sì, si sente tutto. Allora, boh, Dai, cerchiamo di stare cominciamo fermi allora con con la la sfinge reologia di delle. Dicevi, scusa? Cerco di stare fermo come la sfinge di Cheope, così non va via il segnale, magari. No, a Dai, parte gli scherzi. Allora, cominciamo con la intanto, reologia delle farine. ecco, Allora, ragazzi, cosa. sapete cosa sono la cos'è cosa riguarda la reologia delle farine? Allora, tutti quanti matti per questo W, tutti quanti a guardare il contenuto delle proteine, perché si sente parlare spesso e volentieri del contenuto proteico della farina, piano piano si sta cominciando a delineare anche persone che chiedono le percentuali degli amidi rotti all'interno di una farina debole e di una farina forte. Io dico ok, ci sta, perché meno male è un dato diverso finalmente dopo stoccarsi W. Ci può stare, così come un dato importante è il discorso di come parlava giustamente Paolo, la reologia della farina. La reologia della farina sono le analisi che vengono fatte reologiche alla farina per identificare, sì, è vero il W, per vedere qual è la sua attitudine a trattenere dei gas all'interno di questo reticolo chiamato poi maglia glutinica, formato dalle proteine insolubili a contatto con l'acqua. E quindi ricevere dei valori dove possiamo andare a definire, in base anche al tipo di farina, in base alla sua estrazione, cioè 0, 0, 1, 2, che poco vuol dire, ma andare a definire quelli che sono dei rapporti. Rapporti di P su L, ovvero tenacità ed estensibilità, che mi danno un valore, e sotto questa curva di questo grafico che lo strumento va a delineare su una carta millimetrata, si definisce il W, altro che non è che l'aria sottostante a questo rigonfiare questo palloncino. Faccio una piccola precisazione. Ora, non so se voi sapete come si va a fare l'esame, come si fa questo test.
Questo test si fa con idratazione costante. Cosa vuol dire? Vuol dire che si prende un campione di farina, si va a bagnare con il 50% d'acqua e poi si fa questo piccolo impasto. Da questo impasto si ricavano questi 5 dischetti di pasta, 5 campioni, e questi campioni poi vengono messi dentro all'interno della macchina che li fa gonfiare, e quello che voi tutti quanti sapete e che vedete spesso anche su qualche video, in qualche video su YouTube. Ma il problema qual è? Che appunto l'idratazione è del 50%, quindi cosa vuol dire? Vuol dire che se io analizzo una farina da biscotto, quindi una farinetta leggera, prendo un campione di farina, 50% d'acqua e vado a fare il test. Se analizzo una Manitoba, faccio la stessa cosa. Prendo un campione di farina, ci metto il 50% d'acqua e analizzo quella farina. Ora va da sé che questo test non può essere preso come il Nord bussola, ma deve dare dei dati, dei parametri empirici, dei parametri empirici che noi dobbiamo più o meno andare a valutare poi una volta che impastiamo realmente nei nostri laboratori. Perché questo? Perché è chiaro che per una Manitoba il 50% d'acqua è sicuramente troppo poco. Poco. Esatto, per avere delle reazioni corrette dell'impasto. E magari invece per la farina da biscotto quel 50% è anche troppo a volte. Esatto. Quindi capite bene che i test che si fanno, i valori che avete attraverso i test che si fanno al laboratorio, spesso e volentieri sono un po', come dire, empirici, sono dati empirici. Meglio è, secondo me, andare a vedersi un farinografo. Te cosa ne pensi? Esatto. Ah, questo è poco ma sicuro perché dal farinografo viene fuori un dato molto importante che è molto più, ha molto più di valore rispetto a quello che può essere per me il W, cioè la stabilità. La stabilità della farina, riusciamo a Esatto. capire tantissime cose. Ed è proprio qui perché parlando con Paolo ci siamo detti, ho notato che nelle varie consulenze spesso e volentieri si tende a prendere per manuale quello che viene detto in tutti i testi della pizzeria, ahimè, mi ci metto anch'io di mezzo perché penso che è ora di un po' di andarli a evolvere, magari cercare di collaborare e cominciare a dare delle informazioni molto più valevoli rispetto al semplice W. La stabilità della farina è in base al tipo della farina che noi abbiamo, che sia forte, che sia debole o che sia una media, cambia. Quindi non è che io per impastare una farina debole devo usare la stessa tecnologia e la tempistica di una farina forte, perché la farina debole tendenzialmente lavora sugli 8-9 minuti e ha già formato il glutine, quindi anche perché ha amidi rotti, visti che tanti mi chiedono la percentuale degli amidi rotti come prima parlavamo io e Paolo, prima di entrare in diretta. Sento che adesso tanti mi chiedono: ma scusa, ma quanti amidi e quant'è la percentuale degli amidi rotti della farina? Sì, ok, mi sta bene che lo chiedete perché sinceramente vuol dire che vedete delle reazioni in fermentazione totalmente diverse tra farina debole e farina forte, perché comunque una farina debole sicuramente ha molti più amidi rotti in macinazione, ne ha per innescare il processo fermentativo di creare che l'alfa e la beta amilasi cominciano a formare i primi zuccheri fermentescibili che servono al lievito per innescare la fermentazione, sicuramente ne ha molti di più rispetto a una farina che è di forza ed è progettata per arrivare a lunghe fermentazioni, quindi a lunghe lievitazioni nel frigorifero, e quindi i lieviti ci devono lavorare molto di più anche per andare a scardinare quel complesso proteico che è molto più alto rispetto a una farina debole. Ricordatevi che le deboli hanno 8-9% di proteine, 10 adesso quelle di nuova generazione, chiamiamole così. Si arriva a una media tra i 12 e i 13 e si arriva sulle forti che arrivano anche a 15% di proteine. Per cui farine che più si alzano le proteine, più gli si alza la sua stabilità. L'apparecchio. Io personalmente guardo, oltre alla stabilità, che sicuramente è un dato importantissimo, perché già la stabilità, appunto, come dicevi tu, fa capire se è una farina di forza oppure no, no? Più è breve il tempo di stabilità, perché la stabilità si misura in tempo, in minuti. E adesso vi Esatto. spiego brevemente come funziona. Praticamente c'è questa macchina che registra lo sforzo, questo grafico che registra Barnard. lo sforzo che fa la macchina
per impastare questo campione di farina, fino a che deve arrivare alle 500 unità farinografiche. Da lì parte il grafico e mi misura quanto tempo la macchina mantiene quello sforzo costante. Le 500 unità farinografiche vengono raggiunte aggiungendo acqua fino a che la farina non arriva a far sviluppare alla macchina queste 500 unità farinografiche. Quindi vedete bene che già è un test molto più attendibile rispetto Al all'alveografo, che qui si va a bagnare la farina in base a quanta acqua chiede per arrivare appunto a sviluppare quello sforzo. E ovviamente il grafico ci misura per quanto tempo riesce a mantenere queste 500 unità farinografiche e più lungo sarà il tempo di resistenza allo sforzo, va da sé che sarà una farina forte e viceversa. Quindi parliamo da farina da biscotto che può avere, che ne so, 3, 4, 5 minuti di stabilità, a farine per panettone che possono anche superare i 27-30 minuti di stabilità. Quindi capite che sono farine che hanno una buona tenuta. Ma un dato molto importante è lo sviluppo. Questa è una cosa che molte persone tengono in considerazione. Lo sviluppo è il tempo che impiega quella farina a formare del glutine. Quindi, Esatto. questo è un dato molto importante perché non tutte le farine sono uguali. Questo lo ribadisco sempre: le farine non sono tutte uguali, hanno tempi di assorbimento diversi, tempi di sviluppo diversi. Quindi abbiate pazienza e quando lavorate guardate i cambiamenti fisico-meccanici che subisce la pasta durante l'impastamento. Questo vi insegna tanto, vi insegna ad aspettare, vi insegna a dare l'acqua quando è il momento di dare l'acqua, vi insegna a capire quando è pronto l'impasto. Quindi sono cose che purtroppo oggi io, guarda, personalmente ti dico che vedo sempre meno, forse perché c'è questa, che ne so, ci sono farine forse troppo, talmente tanto prestanti, talmente tanto performanti, che un po' di abilità al pizzaiolo alla fine gliela stanno togliendo. È un po' come l'assistente per il parcheggio nella macchina, no? Che Come spingi un Tom Tom. bottoncino e la macchina ti parcheggia da sola, no? È un po' Che come dici? Tom Tom, che senza Tom Tom cazzo non sappiamo più leggere le indicazioni su una cartina topografica o arrivare là guardando i cartelli. Che giustamente ti metti limita, però sì, esatto, hai detto una cosa sacrosanta, Paolo, perché te la riprendo adesso immediatamente, perché poi alla fine il tempo di sviluppo dell'impasto è uno dei più fondamentali, almeno per quanto mi riguarda me. Io sono sempre su con gli occhi dell'impastatrice, anche se oramai noto come in base ai chili di farina che metto dentro. Eccola qua, che adesso ve la butto lì proprio la bomba. Perché giustamente Paolo ha detto ci sono farine per panettone che sono 28 minuti. Lo strumento che il farinografo, come detto prima, ha le 500 unità farinografiche, più la farina sta sopra queste 500 unità farinografiche, più la farina di qualità, che vuol dire che ha tante proteine e quindi ha un'alta resistenza a rimanere su, a formare anche il glutine. Appena scende giù, vuol dire che comincia ad andare già in una fase dove incomincia a perdere il gas, poi se il reticolo è formato e quindi potrebbe Certo. avere delle piccole problematiche, ecco, delinea una farina debole e una farina forte. Giustamente, abbiamo detto proprio questa stabilità. 28 minuti di stabilità, se adesso andiamo a prendere proprio uno dei punti bollenti, quando voi la mettete nell'impastatrice, una farina con 28 minuti di stabilità, ragazzi, non può sviluppare il glutine in 10 minuti di prima velocità e 2 minuti di seconda velocità, perché è una farina che ci mette tempo ad assorbire acqua. E soprattutto fare dei legami belli tosti dove cominciate a vedere l'impasto bello liscio che voi andate a cercare. Dirmi, cavolo, c'ho l'impasto che strappa l'impastatrice, non va bene. Aspettate prima con calma di dire che l'impastatrice non va bene o che la farina non va bene. Abbiate l'astuzia di capire, cavolo, 28 minuti vuol dire che qui tu mi devi lavorare, mi devi darci dentro per farla tirare fuori. E infatti poi il miracolo avviene. Tante volte, più di una volta, ricordatevi che i mulini d'estate, i mulini tentano di rafforzare le farine, perché d'estate hanno problemini, se no con quel caldo, mantenervi le stesse caratteristiche dell'inverno, che magari viene fatto un po' più leggera perché c'è il freddo che vi aiuta. Un po' come quando voi mettete l'acqua calda e l'acqua fredda per accelerare o rallentare la fermentazione. E poi imparate anche un'altra cosa che vedo.
impastare Aspetta, ti posso freddo. interrompere un secondo solo? Dammi un secondo perché vedo un messaggio del nostro Gabriele Raimondi Wow. che saluto con Ah, affetto, che dice super. 28 minuti di stabilità non esiste. Purtroppo, Gabriele, devo dirti che io l'ho viste perché capita in Molino che facciamo anche delle analisi alle farine della concorrenza e ti posso dire che ho visto farine Addio, che boh. superano anche i 28 minuti di stabilità. Quindi, cioè, te lo dico veramente, te lo dico perché l'ho visto. Comunque Dopo che sì. si No, aggiunga glutine secco, cosa, caro Gabriele, non lo so, oggi. però c'è, Cioè, no, cioè, veramente non ci farine, sono carri armati, non è farine. sono. No, ma ci sono, soprattutto per il panettone. Io mi ricordo che Ezio mi ha detto, ho fatto una consulenza, e ho detto, io non ho mai visto una farina, non siamo riusciti a smuoverla, è una roba allucinante. Cioè, questa teneva, 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 ma una roba assurda, le impastavi, non formava glutine, ci metteva una vita a formare glutine, Eh poi. sì. Però è vero, 20, 20, tra i 18, 20, 22, 24, 26, io ci sono arrivato anch'io, 26 minuti, ho detto, ma cavolo, ma che cosa stiamo facendo qua con questa farina? Corda per legare le navi alle bitte nel porto, cioè, Ragazzi, stiamo un po' tanto andando così. fuori dalle leggi sicuramente. Adesso non per contrariarlo, perché l'uomo in questione è uno con due palle grosse come un elefante, se non di più, però Sa. diciamo che sotto gli occhi capitano. E quindi formare il glutine in quel modo lì e avere il tempo di formare bene l'impasto significa tanta cosa. Come dicevo prima, siamo tutti quanti abituati e ci infasciamo, no, ci spacchiamo la testa in tanti modi per fare gli impasti sempre freddi, no? Soprattutto nella pizzeria, perché la panificazione, impasti freddi, Pasta ancora. freddo, la pasta dura fai fredda, il resto degli Esatto. impasti. Ma Esatto. Invece in pizzeria andiamo a fare dei 90% di idratazioni a 19, 18 gradi, 16 gradi, eccetera. La gente dice, ma siete fuori di testa, fulminati. Perché per formare il glutine a quelle temperature lì ci serve una marea di tempo, una marea di tempo. Tant'è vero che se notate, intorno ai 25, 26, 27 il glutine si fa molto più velocemente e velocizzate anche un sistema senza perdere di qualità, eh? Senza perdere di qualità. assolutamente. Poi dipende dalla farina che usate. Questo sempre. Quello che vi dico è la percentuale di lievito che mettete dentro ci deve essere, sto benedetto lievito, perché porca la Oh, miseria, anche ragazzi. lì, porca miseria, anche Mamma lì. mia. Oggi parlavo con un ragazzo che mi diceva che lui mette 12 grammi di lievito su 25 kg di farina. Ma dove vai? Ma dove vai? Allora, io voglio dire una cosa, ragazzi. Gli enzimi catalizzatori, cioè quelli che vanno a metabolizzare, ok, tutti i componenti dell'impasto, gran parte li porta il lievito. Enzima dal greco significa dentro il fermento, quindi vuol dire che se non ci mettiamo lievito dopo, per forza dobbiamo tenere un impasto 4-5 giorni in Ah, frigorifero per forza. per renderlo digeribile. E adesso anche qui vogliamo introdurre un altro argomento, ma maturazione e Ecco, lievitazione. adesso qua O bisogna far parlare lievi proprio Gabriele. maturazione o matura lievizione, cioè come cazzo bisogna chiamarla sta roba qui? Diamogli Porca nome miseria. fermentazione, idonee, e siamo a posto. Oh, è fermentazione, punto. Ed è tutto Allora, lì. tu sai benissimo che tu vieni dal campo della panificazione, no? Io dico sempre con la gente, ma voi avete mai visto qualcuno che è morto mangiando pane? Perché il pane nasce in 5 ore come produzione, 6, no? Fai una biga, parti un po' più da dietro, ma ma ragazzi, Hai mai eppure il visto mai pane un lungo due e fornaio tenere mezzo, eh? l'impasto 3 giorni in frigorifero prima di fare il pane? No. Allora. No, e poi si usa 2,5, 2% di lievito, non muore nessuno, tanto 60 gradi, che Esatto. cazzo c'è di lievito? C'è più niente in un Esatto. impasto, 60 gradi. Ecco, quindi di conseguenza non abbiate paura di utilizzare quelli che sono i fermenti, non abbiate paura di utilizzare quello che è il lievito e il consono per far lievitare, ma chiamiamolo pure la maturazione della farina, anche se adesso Raimondi scriverà maturazione della farina. Però sicuramente, sicuramente chi ha tanta ragione, perché gli studi comunque li ha postati, sono sempre interessantissimi, perché io quando vedo qualcosa navigo, mi fa stare sveglio la notte, però dopo vado
a leggere, trovare, fare, poi mi fa modificare tante cose. Diciamo che apre gli occhi, ecco. E sì, il lievito ci deve essere, le fermentazioni devono esserci, non è necessariamente bisognoso usare farina di forza, perché se non ho le strutture per tenere a bada le farine, fargli fare i lavori e il lievito di smontare quella massa di proteine, e poi dipende, perché poi ricordatevi che la farina da pizza, Cristo non Dio, non è che ha tutti questi grassi, quindi alla fine tutti questi grandi poteri tamponi da massa, da liquidi, come compagnia bella che dico delle volte, i rinfreschi e lievito madre, tre rinfreschi come il panettone, non servono un impasto così povero. Cioè c'è acqua e farina dentro, figurate, il tampone non avete niente né di zucchero, né di uova, né di burro, non c'è un ammasso di niente che fa un po' di tampone in quella bevete. Se mettete un lievito così messo in forza come Hulk, che cazzo rola, altro che strappare camicie lì, strappo altro che maniche glutiniche, te voi e te. Ecco, Allora, Mario. la gestione della lievitazione non è così complicata, cioè, No. o meglio, abbiamo molti mezzi per poter gestire la fermentazione del nostro impasto. È chiaro, il 2% di lievito, il 2,5% di lievito, come dicevi prima, è più una cosa da fornai. È chiaro che un pizzaiolo non andrà mai a mettere 25-30 grammi di lievito per chilo farina, perché sarebbe una cosa difficile, quantomeno la gestione dell'impasto durante il servizio, no? Quello Certo. sarebbe un problema, perché il fornaio ha delle tempistiche diverse, fa l'impasto, lo lascia riposare, poi lo spezza, lo forma, fa lievitare in forno, finisce il ciclo del fornaio. Il pizzaiolo invece ha la necessità di gestirsi l'impasto per il tempo no, del servizio, quantomeno, se non Sì, per meno portare faccio quello che impasto, avanza meglio è. anche il giorno dopo. Esatto. Quindi ovviamente deve lavorare con quantità di lievito minori, ma non dello 0,01 Zero. grammo per chilo farina, perché lì veramente cominciamo a essere troppo, troppo poco lievito. Poi ne viene penalizzato tutta una serie di cose a seguire, no? Quindi sia la fermentazione ne viene penalizzata, lo sviluppo in cottura viene penalizzato. Cioè, abbiamo il frigorifero per controllare gli impasti, abbiamo modo di poter chiudere gli impasti più freddi se vogliamo controllarli ancora meglio, usare le farine adeguate, perché anche lì bisogna scegliere la farina giusta in base al Esatto. tipo di gestione che si vuole fare e via discorrendo. E poi capisco tante, tante problematiche, tante esigenze, però un pochino di lievito, il lievito non è il nostro nemico, questo bisogna capirlo. Poi, Nessuno, anzi, se lui non metabolizza quel cavolo che noi digeriamo. Però detto questo, la scelta, bravo, ha introdotto una cosa fondamentale che è proprio anche la scelta delle farine. Quindi abbiamo detto la stabilità della farina e il tempo di impastare. Ricordatevi che le impastatrici dovrebbero lavorare il loro minimo, il loro 20% di capienza massima di vasca. Quindi se avete la macchina da 40 kg, 4x2 fa 8, là dentro là, minimo minimo per impastare bene, in certi tempi previsti, poi anche in base al tipo di farina che abbiamo sotto mano, diciamo che serve esattamente su 8 kg, 4x2 8, 40 kg, 4x2 fanno 8, 8 kg di farina minimo per farla impastare bene, per farla lavorare bene. Se mandate a impastare 1 kg di farina in una macchina da 40 kg o da 50 kg, a meno che non si tratta della macchina della Madonna, e ve lo ripeto, e ci sono le macchine della Madonna, non ciao, è dico la di macchina no, Madonna. hanno un costo. Però la maggior parte delle macchine non sono macchine della Madonna. Non pensate che i libri che vi scrivono 10 minuti di prima e 2 di seconda, indipendente da quella farina che voi usate, diventa come un comandamento, come non bestemmiare la No, no, ma preprete questo mentre no. dice messa e dà la particola alla gente. Assolutamente no. Anche la forma di vasca vuol dire tantissimo. Anche la forma geometrica della spirale vuol dire tantissimo. Spirale larga che abbraccia l'impasto, ci mette tempo, scalda di più. E tutta la farina rimane agli angoli per 45 gradi, non si riesce a tirare fuori la farina, devo fermare, metterla sotto, mettergli l'acqua e l'olio, cioè sono tutte cose che ovviamente purtroppo si riesce a fare tutto, ma bisogna ingegnarsi, quindi siete obbligati a fermarla, far fare raccogliere la farina negli angoli, nelle vasche quadrate, non a uovo, perché quelle professionali, se andate in occhio, sono tutte fatte a uovo, in modo che portano la farina sotto la spirale, che vi dia modo di non avere ai lati farina che rimane lì non raccolta dalla spirale stessa, e di Vabbè, poi conseguenza formare bene l'impasto. ci sono delle macchine che hanno veramente
dei disegni ingegneristici improponibili, tipo quando ti trovi il verme della spirale staccato due dita dalla vasca che non No. riesci a raccogliere, oppure che ne so, che hanno nella parte finale che finisce quasi piatto sulla vasca. Cioè, ci so, Esatto. ho visto delle macchine in giro, ma anche te penso ci avrai No, no. il tuo bel bagaglio di esperienza che veramente ti fanno un po'. Come si dice, tribolare nel fare l'impasto. Però è vero quello che dicevi, ovvero lì in devi essere un po' più aperto mentalmente e non pensare al solito 10 minuti in prima e 2 minuti in seconda, perché non è così che si fa un impasto. Cioè l'impasto, come dicevo prima, devi andare a guardare i cambiamenti fisico-meccanici della pasta per andare a capire come andare a interagire mettendo l'acqua o aspettando. O in alcuni casi mettere prima l'acqua della farina, perché la vasca è fatta in maniera tale che se metti l'acqua prima, non ti va, come dicevi prima, tutta la farina sull'angolo che poi fai fatica a farla assorbire, devi star lì con la mano ad aiutare l'impasto. Quindi io Certo. direi facciamo un attimo un piccolo stop, perché volevo Bene. andare a rispondere alle tante domande che stanno già arrivando prima di continuare la nostra conversazione. Che ne dici? Certo. Tanto Andiamoci siamo a fare un pronti. attimino un ripassino. Allora, vediamo un po'. Io provo a partire dall'inizio, ma la vedo dura, ragazzi, perché le domande che state mettendo sono veramente tante. Quindi abbiate pazienza, fermatevi un secondo a scrivere e dateci modo di starvi al passo, perché siete tanti. Allora, vediamo un po'. La prima domanda. In pizzeria, come facciamo, dice Raffaele Vitaliano, a delineare la stabilità di una farina? Che è Raffaele, la tecnica. in pizzeria fai fatica, la stabilità la puoi sapere chiedendo la scheda tecnica, che poi è comunque una scheda di un test reologico che viene fatto per uno specifico lotto. Quindi già magari se tu hai un altro lotto, ecco Sì, che magari il parametro è può già cambiare. cambiato. Chiaramente se la farina è la stessa tipologia, magari cambia di poco, però comunque può sempre cambiare. E quindi quello è un dato che ti dà il molino. Sappi comunque che, faccio un esempio, se una farina da panettone Deboli. ha 20 minuti di stabilità al test del Brabender, del farinografo, te comunque in impastatrice è capace che la fai girare un'ora. Quindi capisci bene che anche in questo caso il test che viene fatto in laboratorio è anche lì un parametro che poi nella vita reale, nella realtà dei fatti, è completamente diverso. Tante farine, faccio un esempio su tutti, che ti danno, che ne so, assorbimento minimo 55-56%, poi in Più o macchina le meno. porti sopra l'80%. Quindi Esatto. capite bene che quello che facciamo noi è totalmente diverso da quello che fanno nei laboratori quando analizzano le farine. Ok? Poi, vabbè, sette cereali, posso fare un preimpasto? Boh, penso di sì, adesso con le Ah, giuste fa, cioè, modalità. preimpasto cosa Farina intende per schifo. preimpasto? Preimpasto cosa intende? Pasta che diventa Preimpasto una. intenderà, sì, una biga, qualcosa di questo genere. Quindi, se pensi che si può fare una biga anche col farro, puoi farlo No, anche ma con per sette cereali. quello si può fare anche con quello che vogliamo, la biga, basta Devo osservare farlo la tutto. maturazione e la caratteristica di Sempre come è fatta. Raffaele, c'è una fermentazione migliore dell'altra oppure dipende tutto dal pizzaiolo e come si trova meglio? C'è una fermentazione che rende un prodotto migliore rispetto a ad un altro prodotto con altro tipo di fermentazione? Esempio, licoli, biga, con lievito madre, pollice, eccetera. Questo Ne parliamo poi dopo comunque, ne parleremo dopo, Raffaele. Dei fermenti, io ti posso solamente dire una cosa, che sono secondo me fatti bene. tutto dipende dai tuoi gusti, cioè da quello che ti piace di più. Cioè, io personalmente ne ho provate tante, ma come trovo bene qua a fare una bella biga giusta, senza esagerare neanche tanto con la percentuale di biga e rinfrescando con la farinetta giusta, per me è l'equilibrio perfetto. Però ecco, ripeto, per me, poi c'è chi fa biga e poi ci unisce il polish, che va anche quello. Può essere una cosa interessante. C'è chi fa la biga con l'icoli, quindi ecco, secondo me è un po' soggettiva la cosa. Esatto.
Questo utente di Facebook, user, che non ha registrato il suo nome, perché ragazzi, StreamYard, se non chiedete il permesso, non vi dà l'opportunità di mostrare il proprio nome. Dice: Ciao maestro, una domanda, io mi trovo a Sydney. È possibile che nell'ultima settimana il mio impasto è ingestibile, non ha struttura, si rompe, invece a volte è gommoso a far paura? 25 kg, uso 5 in biga, 64 di idratazione, può essere la nuova produzione di farina? 25 kg di biga finita o 25 kg No, o no, no, 5 kg o cioè 25 kg di 25 kg farina di biga che fa finita? 5 kg di biga, credo. In 25 kg di farina usa 5 kg più di biga. Finita. Chiude sì, su Quindi 25 kg vuol dire che hai di farina. lavorato un 30% più o meno. No, molto meno. 20. Sì. Un 20 sarebbero 25, 5 per 2, 10, 5 per 5, 25, sarebbero 12,5 kg. 20. 5, 20 kg di 11. farina di rinfresco, 1, 2, 5 kg di farina 50. nella biga, Sì, 64% di idratazione. 64%. Beh, se alle volte ti viene l'impasto con una struttura che si rompe, alle volte è gommoso, cioè se si rompe la struttura dell'impasto, ti va in proteolisi? Non riesco a capire. Quello può dipendere magari dalla biga che ti andava troppo avanti, ma non penso che La quella gommosità percentuale di no, però. biga possa andare ad influire così gravemente sull'impasto. La produzione di farina non lo so, a volte è gommoso da far paura. Boh, questo sarebbe da valutare altri aspetti, o ce l'hai Ma un la pochino usa più di fredda? informazioni? Eh? La usa fredda? Ma non lo so, È in più forte Australia la già il farina di fatto che rinfresco? non La so farina se di sia farina rinfresco? locale o farina importata, qualsiasi farina importata comunque se fa già un mese e mezzo di nave e chissà in che quali condizioni, quindi questo già potrebbe penalizzare un po' tutta la faccenda, eh? Una fermentazione che rende il prodotto rispetto allo stesso prodotto con un altro tipo di fermentazione? Raffaele, ne parliamo dopo. Sempre l'italiano va forte, Raffaele, a domande serie. La Happy Bake è la migliore. Vabbè, io ho una ESMAC in laboratorio, mi trovo tanto bene, però va bene, ognuno Allora, c'ha per quello che c'ha. carità non si discute, qua Beh, allora no, perché è una buona macchina. Io della Happy no, Bake ce n'ho una piccolina che ecco ce l'infresco il io lievito madre e va molto bene. Però certo, però la attenzione che qua i tempi diminuiscono perché abbiamo tanti giri tra la prima e la seconda, perché la prima velocità della IP Bake è la seconda di una ESMAC, quindi di conseguenza Guarda, sono due macchine che strutturalmente nascono e sono progettate in un modo io diverso. ho due Francesco macchine che Pento. c'hanno almeno 25 anni sul groppo, quindi macchine Non molto si cambiano datate. mai quelle, quelle Oh, neanche ti cambiare posso prezzo. dire, in seconda marcia girano secondo me il giusto, non sono trapani della Black & Decker, perché a me l'impasto non piace stressarlo, a me piace l'impasto fatto bene, Settoso. incordato bene, ma senza tanta roba. Poi che ci abbiamo qua? Per aumentare l'estensibilità di un impasto senza ricorrere all'autolisi, come possiamo muoverci? Guarda, Germe di grano, se, grano, buttati stavo dicendo la stessa cosa, aggiungi del germe di grano. oltre. Esatto. Stavo per dire la stessa cosa. Nostro Gabriele dice che sulle schede tecniche vengono inserite dati medi, infatti viene indicato un minimo ed un massimo. Grazie Gabriele. E c'è sempre Grazie a un tutti lasso per del aver più o meno accettato il nostro invito. 5%. Matteo, come mai certi mulini hanno schede tecniche già pronte e disponibili, invece altri mi è capitato che non le danno manco ad ammazzarli e sembra un segreto? Allora, Matteo, di Vero. solito le schede tecniche che ti danno, quelle già pronte, più che schede tecniche, sono schede informative, nel senso ti danno delle informazioni di base sulla farina, ti danno il W, ti daranno il PSUL, ti daranno il contenuto di ceneri, piuttosto che il contenuto di proteine, ma difficilmente trovi schede tecniche precise, dettagliate. Quelle le devi richiedere e E sì, deve richiedere, alcuni sì. mulini te le danno e altri mulini neanche se li ammazzi. Però Anche il perché fatto. sono schede tecniche che vengono fatte poi sui lotti, no? Quindi ogni lotto che finisce, ogni volta si rifanno schede tecniche. Se ogni volta ti buttano fuori quelle,
li fanno impazzire. No, più che altro siete voi che fate impazzire i tecnici del mulino. Ma come? Cambiato W? Ma come? Cambiato stabilità? Non è più la mia stessa farina. In realtà il grano purtroppo cambia, non è mai stabile, da anno a anno cambia la sua caratteristica. Quindi di conseguenza le schede formative, come giustamente diceva prima Paolo, servono a dare in linea di massima come il mulino lavora su quantità di proteine, sulla quantità di W, sulla quantità delle ceneri, ovvero il tasso di estrazione, il tipo di farina che sia. E dopo su tutti gli altri valori, la stabilità, il falling number, cosa anche qua importantina anche lui, Esatto. e senza nulla togliere tutti gli altri valori che vengono fatti. Quindi di Esatto. conseguenza è un'infarinatura generale la scheda tecnica che viene anche pubblicata ai siti. Se voi andate a vedere adesso la maggior parte dei mulini mica più ve la inviano come una volta. Adesso andate a vedere il sito di qualsiasi mulino. Almeno io parlo perché con chi lavoro ha messo le rese pubbliche all'interno del sito, quindi uno Ma è digita il giusto nome che della sia. farina e È a giusto che fianco gli sia. si apre la tendina con la sua scheda tecnica, quindi uno sa già con chi ha a che fare davanti a sé per poi andare a impastare. Riprendo il discorso che prima Paolo ha detto Qui ci giustamente, abbiamo io una preferisco domanda. una bella bighetta con una farinetta. È la cosa mondiale numero uno, c'è poco da fare. Se volete la sollievolezza, se volete la fiabilità. Cose semplici, Esatto. ragazzi. Io lo dico sempre, io sono il mio background è da fornaio, quindi sono pigro, pigro e voglio pochi cazzi, quindi lavorazioni semplici, snelle, lavorazioni sbrigative, non voglio portarmela alla lunga, non, secondo me non ha neanche tanto senso, perché quando si lavora bene con le temperature, le giuste farine, le giuste proporzioni, difficilmente si sbaglia. Qua c'è una domanda diretta a me, che non riesco a capire chi è, perché, ripeto, non hai chiesto il consenso a StreamYard di mettere il tuo nome. Paolo, la biga a 24 ore o biga a 48 ore? A temperatura controllata a 4 gradi, differenze, pregi e difetti. Allora, la biga in frigorifero è una cosa che sto facendo spesso perché oggi in tanti hanno scaricato l'applicazione Master Biga. Faccio scusate sta marchetta, ma lo devo fare perché oggi tante persone alla masterclass che ho fatto oggi sulla teglia hanno scaricato l'applicazione Master Biga perché quando gliel'ho fatta vedere gli è piaciuta proprio tanto e quantomeno hanno capito l'importanza di avere uno strumento che ti aiuta nella gestione della biga quando non hai un fermalievita, no? Per tenere la temperatura controllata. E la stessa cosa vale per il frigorifero. Sto lavorando tanto ultimamente con le bighe in frigorifero, quindi idratarla di più, chiuderla più calda per farla camminare anche in frigorifero a 4 gradi. E fino adesso ho lavorato sempre dentro il range delle 24 ore e mi devo dire che mi trovo bene. Comunque trovo un impasto che ha fatto una bella fermentazione, quindi ha fatto dei profumi, ha sprigionato qualcosa di interessante. Chiaro che non è come la biga gestita alla Giorilli Mode, quindi ai 18 gradi, alla temperatura. Ragazzi, ci vuole, non c'è niente da dire. Quella biga lì, No, secondo dopo me, la è quella Giorilli che. Mode abbiamo modernizzato Giorilli Mode. Ma scherzi, cioè, quella lì è la biga per antonomasia. Quell'uomo lì ha codificato sto fermento e ha reso, cioè, secondo me, lì c'è il massimo dell'espressione del fermento biga in quelle condizioni ottimali. È chiaro che qualsiasi cosa fai di diverso è un palliativo che ti serve magari per andare a sopperire a delle esigenze che hai di tempo, spesso e volentieri. Quindi una biga a 48 ore è la classica biga che la fai anche al 45%, la butti in frigo in modo che la blocchi, la tiri fuori dal frigo e gli fai fare altre 24 ore a temperatura ambiente. La classica biga lunga che si faceva una volta quando c'avevi il giorno di chiusura e andavi lì in pizzeria solo per tirarla fuori e basta. Poi ci vediamo domani che ti impasto. Questo era un po' il gioco. Però le differenze sono poche, cioè alla fine della fiera le bighe da frigorifero sono sempre un pochino più insipide, Addormentate. lasciami passare questo termine, rispetto a una biga mantenuta alla temperatura corretta. Poi abbiamo Matteo Ronchi che dice, ah, guarda, con uno grande grosso da privato non c'è stato verso, poi non capisco cosa si dovrebbe nascondere, ok, dal lievito disattivato, ah, del lievito disattivato per sensibilità, cosa ne pensate? Sì, anche quello
dai sensibilità all'impasto, li hai disattivato, è una cosa che però si utilizza nei semilavorati. Sì, Il vabbè. lievito disattivato si utilizza nei semilavorati per dare sensibilità. Ma perché? Perché di base i semilavorati sono fatti la maggior parte tutti quanti con farine belle Ricche, ignorantelle. Belle ignorantello. ignorantelle. Allora serve qualcosa che dia una, come si dice, una bilanciata, no? Ma c'è anche una bella parte di glutatione, il lievito disattivato dentro, È comunque per quello. porta. La Per glutationa quello. principalmente è la forma normalmente, però diciamo che è uno dei rilassanti che viene utilizzato di più, proprio arriva anche dal lievito disattivato. E quindi oltre a portare profumi e aromi, gli porta anche un po' di estensibilità in più. La va a far recuperare, diciamo. Eh sì, allora, altra domanda. La maturazione in frigo viene fortemente rallentata ad una temperatura di 4 gradi rispetto a temperature alte circa 39 gradi? Oddio. Allora, Cioè, intanto se questa è io una metto nel domanda. frigorifero, intanto dipende dalla massa che io metto a raffreddare, primo. Secondo, a quanti gradi la metto via, perché non è che tu la fermi, eh. Attenzione perché l'esterno diventa subito freddo, se la massa poi è grossa, il nucleo centrale continua a lavorare, non fermate proprio una massa di Esatto. niente. Ed è Ma classico proprio anche con le farine della pizza proprio. a prescindere da questo, credo che la risposta sia ovvia. È chiaro che l'impasto rallenta ad una temperatura di 4 gradi rispetto a una temperatura di Di 39 39 gradi gradi. A 39 gradi, diciamo che il lievito accelerata. non è che gode di più. No, è Quindi Valentino Rossi impennato con la moto. gas a manetta, gas a manetta. Si può fare una Esatto, biga con lievito madre? Cristian. certo che sì. Allora, intanto adesso qua la diatriba è non si chiama biga, si chiama biga. Prefermento o diverso tipo di lievito. Io l'ho fatto è un po' di tempo che ci sono dietro, abbiamo anche visto con i ragazzi di Master Biga che abbiamo ampliato ancora di più quello che è l'algoritmo di farlo diventare ancora più intelligente, più efficace, più preciso e si è visto con degli ottimi risultati. Io la biga l'ho chiamata biga perché dopo poi l'ho chiamata figlia perché uno dice no, la biga è quella di Giorilli, va bene, ok, Giorilli c'è anche una figlia, guarda caso. Però detto questo, gli ho dato un nome figlia e dalla figlia di questo Liccoli io ho cominciato a lavorarci, ho cominciato a lavorare anche dal solido, ma col solido vedevo che avevo altri tipi di risultati. Portato invece dal solido, portato a liquido. Ho avuto un lievito un po' più mansueto, un po' più dolce, un po' più delicato, ecco, sciolto nell'acqua, con delle percentuali che vanno dal 3 al 5% fino ad arrivare a un massimo del 10%, ho ottenuto dei risultati di bighe con maturazione dalle 16, 18, 24 ore. E con degli ottimi risultati, perché le profumazioni ci sono, quindi la biga con il lievito madre, vi ricordo che il lievito madre comunque è un innesto. È Esatto, un esatto. fermento. È un diverso tipo di innesto. Anziché Ecco. utilizzare un fungo come il Saccharomycete, si va a utilizzare Anche un batteri. ceppo batterico, quindi Esatto. va bene. E quindi di conseguenza abbiamo a che fare comunque con un attore totalmente diverso che è molto più sensibile a certe variazioni di temperatura. Temperatura di maturazione quando avete fatto il vostro rinfresco, il vostro liquido intorno ai 26-27 gradi per quelle 3 ore. Poi lo prendete, lo sciogliete nell'acqua, fate la vostra biga, la fermentazione rimane comunque quella, perché io uso 19-20 gradi al massimo e in base alla percentuale, come ho detto prima, arrivo a 24 ore. Ecco, è ovvio che con 3% arrivi a 24 ore, anche con un 2% puoi arrivare a 24 ore, poi dipende sempre, ripeto ancora, da come sta il lievito, in che capacità fermentativa è. Certo è che se avete un lievito che è smunto, cavolo, che è bollicine, poverino, non ne fa manco volere neanche il raddoppio. Io dico che c'è qualcosa da mettere a posto prima nel lievito. È la cura migliore, è inutile che mi chiedete tante cose. È acqua e farina. Punto. No, va bene, ma Non c'è allora l'ovetto, non c'è quello, non c'è quell'altro, non c'è il bagnetto. la cosa Assolutamente fondamentale per fare una biga con lievito madre è che il lievito sia in salute. no. Questo è Esatto. un dato di fatto. Quindi, prima di andare a sperimentare, vedete bene se il vostro lievito è in salute.
e poi potete provare a fare delle sperimentazioni. Anche qui, ragazzi, potete usare l'applicazione perché vi aiuta sia per quanto riguarda dei tempi per mettere in La forza il prova, no? vostro lievito, quindi il tempo da rinfresco del primo rinfresco, e poi le percentuali da mettere per andare a innestare la vostra biga. Esatto. Allora, qui Peppone ci fa un domandone. Il peppone è addestrato. Peppone ci fa un domandone, ci dice: secondo voi preferite il lievito fresco o il lievito secco? Perché poi sotto qualcuno risponde: il secco è più stabile. Oh, mamma mia, Allora, anche qua apriti cielo. anche qua c'è da aprirne, cioè, allora, il discorso è questo. Mamma, Io però ci sono parlo lieviti per la mia secchi e lieviti esperienza. secchi. Parlo per la mia esperienza. Vai, vai. All'estero ho sempre utilizzato lievito secco, ma mi sono sempre premurato di chiedere da quanto tempo fosse aperto quel pacchetto. Anche perché si commette spesso un errore, ovvero quello di tenere il lievito secco una volta aperto fuori in dispensa. Lievito Metto in frigo. secco, esatto, una volta aperto va tenuto in frigorifero. E comunque anche il lievito secco, se aperto da molto tempo, comincia a perdere il suo potere fermentativo. Quindi all'estero poi perché facevo questo? Perché veramente all'estero era rischioso utilizzare il lievito fresco, non perché non si trovasse, c'era anche il lievito fresco, ma non c'era magari del lievito di buona qualità. Noi qui in Italia siamo fortunati perché ne abbiamo tante di case che ci portano del lievito di ottima qualità. Io posso farvi il nome del Hirondelle, Le Saffre, Hirondelle, Amaury, la Zeus. Asnato, Zeus. Cioè, ce ne sono tanti, tanti di lieviti di grande qualità, stabili tanto quanto il secco. E a mio parere, ma questo ve lo dico perché ho sempre usato il fresco da fornaio, c'ha una spinta che il secco se la sogna. La scorda, Cioè, esatto. proprio se la sogna. Fate Quindi, la una volta proporzione di che farmi uno. una biga. Fatevi una biga di fresco, una biga di secco, poi andiamo a parlare. Quando uno prende confidenza, impara a lavorare con lievito fresco, non lo lascia più, ma non lo lascia più, perché è veramente c'ha veramente una marcia in più. Te volevi dire qualcosa? Io sono a pro del lievito fresco a vita, io il secco non lo voglio neanche vedere. A me col secco sono capitato 2 volte che ho fatto partire delle bighe, le bighe non erano come dovevano essere. Fatte immediatamente con del lievito fresco anche a 8 ore, quindi calciando dentro di lievito e di acqua, era tutta un'altra storia e era pazzesco. A me, ok, il lievito secco comunque mi dà qualcosa di rincoglionito, perché purtroppo nella disidratazione vengono rovinate certe cellule, le perdiamo per strada. E poi una volta che è aperto, giustamente come dicevi te, se tu non lo conservi in un modo ottimale, non me lo metti via in frigo, tendenzialmente dovreste prendere il barattolino, quello che toglie anche l'aria, perché dentro l'ossigeno che c'è, comunque le ossidazioni le va a creare e perde la capacità fermentativa. Quindi se dopo 2 o 3 giorni che io ho aperto il baratto devo aumentare la dose, come per il lievito fresco, anzi tendenzialmente il lievito fresco ancora ce l'ha tatta, perché se voi prendete dal frigorifero il lievito necessario da impastare, lo pesate, l'altro lo richiudete, lo mettete in frigo. Il lievito a 2 gradi può arrivare quasi a 8 settimane, eh? Non a una. È ovvio che dovete mettere un involucro di carta in modo che non faccia la calda, che non crea, non vada a generare umidità, perché se no quell'umidità diventa condensa, cade sopra, attiva tutto quanto il lievito, si attiva perché arriva dentro acqua, è Esatto. normale. Però se voi lo Esatto. trattate bene col lievito fresco, avete delle soddisfazioni che col secco ve le sognate. Il secco non è che devo tenerlo lì, ce l'ho in dispensa, il barattolino, puff, lo apro, lo uso. È vero che si fa presto anche usarlo. E il rapporto 1-3, tante volte io non l'ho No, io trovato. non ho mai fatto il rapporto 1-3, mai, 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 Non ma sai di l'ho proprio trovato mai, consono. Non l'ho mai. trovato consono. E se guardate spesso e volentieri con il lievito secco, proprio con questo rapporto 1-3, vi trovate le palline distese in cassa. Perché? Perché parte in ritardo la fermentazione, le sbattete al freddo, si rilassa la pasta, saluti e baci, non cresce E più come anche troppo dovrebbe. poco lievito. Esatto. Quindi non ha una Perché se capacità l'impasto si fermentante. sdraia, lì è sicuramente tanto poco lievito. Esatto. Proprio zero. Esatto.
Allora, Esatto, l'utente di poi. prima corregge la domanda, quello che diceva di 39 gradi, no? Esatto. E dice, nella domanda precedente, appunto, mi sono sbagliato. Volevo dire, un impasto maturato 48 ore in frigorifero rispetto ad uno 4 ore a 30 gradi. Sono due cose diverse, sono due impasti totalmente diversi. Uno è accelerato per la temperatura, sicuramente arriva in pochissimo tempo. Poi, se è fatto con la farina idonea di una farina debole, quindi stiamo parlando di un 180, un 200, 8, 9% di proteine, riusciamo a ottenere un ottimo prodotto, perché tante volte spinge di più che uno messo in frigorifero come volume, come sviluppo, come apertura. Però è carente di profumi, questo va detto, perché È un po' come un comunque. vino novello. Esatto, un vino novello, bravo, ha fatto proprio il giusto paragone. È come un Quindi vino novello. mi soddisfa, è buona, è digeribile, avrà croccantezza e friabilità, ma a livello di profumi, di gusto, di bouquet, diciamo un po' È così un po' così. Esatto, carente, è un po' carente. è un po' carente. Giustamente Gabriele dice che il germe non aggiunge forza, perché c'era una domanda prima che diceva il germe dà anche forza all'impasto. No. Infatti non dà forza, ma Gabriele giustamente prontamente ha risposto prima di noi dicendo il germe non aggiunge la forza all'impasto, ma aumenta l'estensibilità perché nel germe c'è appunto il glutatione. Lieviti madri essiccati sono veramente validi o cambia nulla da usare il lievito di birra? Allora io qui ti Ciao, dico, il lievito madre ciao. essiccato, il lievito madre essiccato è una cosa che apporta comunque un Percentuale. tono di acidità all'impasto, ok? Un tono acidulo all'impasto, perché tanto sempre di pasta acida essiccata si tratta, ma non ha nulla a che fare con il lievito di birra, anche perché se è stato essiccato, quindi trattato al calore, ben poco ha di attività fermentativa, quindi comunque il lievito lo devi aggiungere. Ma no, comunque ce l'ha. Un 2% di lievito di birra c'è dentro nella pasta secca, acida che vengono venduti. Ma basta andare a guardare nell'ingredientistica per vedere, leggere dove c'è scritto in piccolo, ma lo troverete. È normale perché non riesci a innescare il processo fermentativo. No, Si beh, certo, rovinano le cellule, le pasta, batteri li perdi. i lieviti Oppure devi madri che fa. partire, per partire parte, ma deve essere pasta acida secca, come il buon Rolando Morandini dice, no? Le croste del vostro lievito, quando andate a pulire la mattina prima di fargli il bagnetto, mettetevele ad asciugare, mettetevele in freezer, perché se succede qualcosa con l'acqua calda, lo zucchero, un giorno trapanate, impastate, poi piano piano riparte tutta la fermentazione. Ma non è che parte da un giorno all'altro, ci vogliono 3-4 giorni prima di cominciare a rimetterlo in attivo, con i vari rinfreschi. Quindi una pasta acida, un lievito secco, non so, in primo luogo non sarà mai un lievito madre, primo, perché non è come lievito madre. Porta dei batteri lattici, sì, perché i profumi, gli aromi arrivano da lì, però è una pasta inattiva. Cioè, per me è X. Un prodotto valido, ma sicuramente non è Certo. all'altezza del lievito madre fresco o del lievito madre attivo, voglio dire, oppure di un'aggiunta di lievito. Un Ma un miglioratore di utente, profumi. esatto, solamente profumi. Un utente dice: importante sempre le proteine. Qui vorrei indicare una cosa, vorrei fare una piccola precisazione. State attenti quando andate a valutare una farina. Basandovi sul dato delle proteine, perché le proteine che voi vedete nelle schede informative o nelle schede tecniche sono tutte le proteine, quindi Esatto. sia quelle che appunto concorrono alla formazione del glutine, ma ci sono anche quelle che poi in soluzione salina vengono disperse durante l'impastamento. Io faccio sempre l'esempio della farina di soia. La farina di soia è una farina altamente proteica. Se voi andate a guardare il dato, la farina di soia ha 14-15 grammi di proteine, però la soia senza glutine. Quindi capite bene che anche lì il dato che riguarda la quantità di proteine, indubbiamente più proteine ci sono su una farina da tenero e più è chiaramente una farina di forza, ma non è sempre un dato che una farina da 15 grammi possa essere un 400 di W, questo voglio No, no, dire. Può essere assolutamente. anche una farina che abbia una forza minore rispetto al quantitativo proteico che ha, ok?
questo era solo prendiamo anche una una piccola bastonata precisazione. prendiamo un'altra bastonata da Gabriele adesso, no? Ci Ah, tiriamo fuori i famosi grani antichi. no, Se tiriamo fuori i famosi grani antichi e andiamo a guardare le proteine di quelle farine e tirate fuori una farina di oggi, è ovvio che è cambiato tutta l'evoluzione e sicuramente, sebbene che c'è lo stesso contenuto proteico, è l'apporto tra le gliadine e le luteine, che sono quelle che formano glutine, che è diverso nel formare glutine, no? Quindi di conseguenza là sono un po' più, diciamo così, deboli. La qualità delle proteine, la quantità di quella percentuale di quelle proteine che formano il glutine è essenziale, non tanto il contenuto totale, perché lì c'è, come dico io, valenza nutritiva, valenza costruttiva. Cioè, un glutine è costruito bene perché c'è delle buone proteine dietro, insolubili. Le altre che sono solubili, valenza nutritiva, le assimiliamo e ciao, grazie, arrivederci. Adesso aspettiamo la risposta di Gabriele e poi vi mando fuori il sui paese. grani E antichi, dopo, sui grani antichi. sui grani antichi. Ecco, questo qua è poi anche l'apporto di glutine che forma sia una che l'altra, che è un po' minore. Che ha scritto? La forza del glutine dipende dal rapporto tra gliadina e glutenina. Esatto, Christian. È giustamente quello che dicevamo. Ci sono le proteine che concorrono alla formazione del glutine e altre che invece non servono praticamente a nulla se non ad aumentare il valore nutrizionale dell'impasto. Bene, cambiamo argomento. Passiamo al discorso, all'argomento biga, percentuali di biga. Se io Ok. devo gestire l'impasto a ulteriori 24 ore dopo l'infresco, magari questi sono tutti argomenti che interessano molto perché c'è tanta, diciamo così, ancora c'è ancora qualche lato oscuro del tipo che farina devo utilizzare quando vado a rinfrescare una biga. Che vado poi a produrre, che vado a utilizzare per produrre lo stesso giorno, piuttosto che farina utilizzare per un impasto che poi andrò a gestire il giorno dopo. Qui c'è tanto da dire, soprattutto anche il discorso della percentuale giusta di biga, più o meno, a seconda del prodotto che si va a fare. Ma poi questo discorso che io sento ogni tanto, più del 30% di biga non ci si può mettere. Perché se no sa di pane. Ma lasciamo perdere. Allora, Qua ci sono dei grattacapi grossi come una io casa. devo capire È la una cosa. storia. Guarda, non nascondo e non ti nego, non nascondo e non ti nego che anche io tanti anni fa, diversi anni fa, avevo un po' questa credenza, nel senso che ovviamente venendo la panificazione e quindi usando percentuali di biga importanti, sulla pizza non ho mai esagerato perché ci avevo questo dubbio, no? Che oddio, tiro fuori un pezzo di pane piuttosto che una pizza. Ma quello che poi con gli anni sono riuscito a capire è che comunque sia il pane che la pizza si fanno con acqua, farina, sale e lievito. Non è che sono due ricette diverse. Quindi, e la cosa fondamentale è che uno cucina in 20, 30, 40, 50 minuti, un'ora a seconda della pezzatura. Ma l'altro più di 2 minuti, 2 minuti e mezzo in forno non ci sta. Minuti e Quindi mezzo, 90 secondi parlano, dici di è mezzo. chiaro che comunque anche a parità di ricetta, a parità di biga, a parità di idratazione, tiro fuori comunque due prodotti totalmente Totalmente diversi. diversi. Quindi non abbiate paura di usare una percentuale sopra il 30% di biga, perché vi assicuro che la vostra pizza saprà di pizza e non di pane. Ah, poco Questa ma era una sicuro, anche piccola perché premessa. una c'ha il condimento, l'altro non ce l'ha. Questa era una piccola premessa. Ma detto questo, allora, intanto tutto sta come stanno le condizioni del vostro liquidi, perché qui stiamo parlando di quello. Poi magari se ne parla anche di biga fatta da lievito compresso, ben volentieri, perché quello è. Diciamo che le percentuali, ecco, qua gioca un ruolo molto importante. La percentuale del lievito madre io consiglio di lavorare tra un 30 e un 40% massimo, perché più si alza la posta è come andare ad aggiungere tanto lievito madre all'interno del pane, all'interno della romana o quello che volessi dire fare. E capire che stiamo lavorando non solo con degli saccaromiceti, che quindi loro altro non fanno che produrre anidride carbonica e alcol e dare profumi, aromi in una certa attività,
Qua abbiamo a che fare anche con i batteri, quindi quando si superano certi dosaggi all'interno dell'impasto viene a mancare quello che è la farina di rinfresco che alza il nostro benedetto pH, ci dà modo di avere un prodotto più gradevole rispetto a quando la pasta acida è proprio bella attiva, perché il lievito madre, ricordiamolo, è pasta acida. Quindi di conseguenza si riesce ad avere un prodotto molto gradevole che lo posso andare a delineare tra il 20 il 30%. Se faccio delle pale romane, per esempio, io sono arrivato a un 40% di lievito madre, ma utilizzandolo giovane. Quindi cosa vuol dire? Che non li faccio neanche arrivare io alle 3 ore, perché 3 ore, 3 ore e mezza, con tanto l'impastazione, se mi scappa di gradi, io sono fregato in piena. Cioè, posso già, lo vedi già dal glutine che comincia a essere spezzettato, fare i famosi. Io poi ho una mia terminologia perché io mi scrivo tutte le cose, ogni volta che le vedo, denti di leone, quando strappa, sia appiccicoso, ricottoso, formaggioso, Cioè, gorgonzolo. Io hai creato ho il tuo creato le mie vocabolario. cose per valutarlo e sinceramente mi aiuta tantissimo, mi ha aiutato tantissimo perché anche nell'impastamento, in base al tipo di farina che gli metto sotto, so che non devo eccedere in tot minuti, perché comunque anche il glutine non è che poverino può darmi chissà cosa se uso una farina debole, no? Certo. E quindi questo è fondamentale. Le pale fatte col 40% di madre, di biga, fatta da madre, scusatemi, il 40% di biga con un 60% sul rinfresco è una buona garanzia. Mi accorcio i tempistiche perché non è che porto gli impasti lunghi, lunghi, vengono un po' anticipati. Ma quando uno mi dice il lievito madre non può fare quello che fa il lievito di birra, beh, insomma, dico, cambia un passo perché ci sono dei lieviti madri che pedalano come non mai. Quindi le percentuali che dico che io consiglio adottate tra il 20, allora con il lievito madre tra un 10, 20, 30% se lavorate sulla classica. Ora, il 10% oggi a 36 ore, 24 ore, temperature comunque che vanno fino agli 8 gradi. Ok? Le controllate bene, già la madre sotto i 20 gradi incomincia un po' a rallentare il suo metabolismo. Perciò se mi lavorate con un 20% potete tranquillamente lavorare lì tra i 6 e gli 8 gradi e portarla intorno alle 24 ore, quindi 36 già arriviamo a 24, ma comunque aumentiamo la percentuale di biga al suo interno. Se vado a lavorare la mattina per la sera e lavoro con una farina media, beh, allora posso lavorare anche con il 30%. E se voglio controllare nella fase finale il mio lievito, che vada tranquillo all'interno del mio impasto, che non mi vada oltre, allora posso anche decidere di lavorare intorno ai 16-15 gradi, contenerla lì e lavorarla da queste temperature ottenendo degli ottimi, ottimi risultati, ma veramente ottimi risultati. Dopo è ovvio che se io stravolgo e voglio fare Rocco Siffredi della situazione, far arrivare un lievito madre 48-72 ore, è come giocare alla roulette russa, ragazzi. Fate girare il tamburo e si viva, finché viva No, bene che è vabbè. vuoto, è vuoto. Se No, invece vabbè, trovate qua quando è pieno. il concetto era più che altro la percentuale di biga da usare all'interno dell'impasto. Qui vedi uno dice io ho 80% biga, 80% idratazione. Ma di Aspetta, birra. ma oh, guarda un po'. Ma è di Tac, birra, guarda un Paolo. po'. Esatto, di biga, di biga. Ma compressa però, non di naturale. Sì, compressa, una biga da Ah, compresso, quindi allora di compresso alzati di cielo, possiamo fare anche il 80% 100%. biga, 80% idratazione. Lo vedi il commento? Ho imparato una cosa nuova. Guarda che roba, riesco a far vedere i commenti sullo stream. È il 3x8 24 magari, giusto? È il 3x8 la legge lì, 80, 80 e 08. Ne capisco qualcosa, qualcuno Allora, sta facendo così 80, va 88. bene per quasi tutti i prodotti. Invece, quest'altro dice arrivare, vedi, con un impasto con oltre 24 ore più in frigo con 80% di biga. È dura, cioè allungare tanto i tempi di lievitazione. Ma poi mi chiedo perché? Cioè, spiegatemi il perché. Perché voi avete messo dentro, aumentare la percentuale di biga in un impasto è come aumentare la percentuale di lievito nell'impasto. E poi volete tenere fermo per 72. Ma perché, mi chiedo io? Per cosa? Non Qual serve, non serve. è il beneficio? Non c'è beneficio, anzi, hai solo problemi. Hai solo problemi Grande, perché ma comunque grande. non lo trattieni l'impasto con un È certo 80% che di sì, biga. Non lo ma certo che trattieni. sì. Allora, io dico sempre, se voglio mettere
Allora, io personalmente utilizzo mediamente il 70-75% di biga e vado in produzione lo stesso giorno che rinfresco l'impasto. Quindi che vado a chiudere l'impasto, scusatemi, che vado a chiudere l'impasto. Questo perché? Perché una ricetta del genere la utilizzo specialmente quando faccio la teglia o la pala, comunque prodotti che vado a precuocere, abbatto e stocco in congelatore. Finito lì il mio ciclo di produzione. Poi quando mi serve tiro fuori dal congelatore, porto a temperatura ambiente, farcisco e finalizzo la cottura. Questo è il lavoro che faccio con una percentuale di biga di questo genere, cioè tra il 70 e l'80%. Se ho la necessità di portare l'impasto, perché per questioni mie di tempo devo portare l'impasto ad ulteriori 24 ore dopo la chiusura dell'impasto, è chiaro che non vado a lavorare con una percentuale di biga così alta. Lavorerò con una percentuale di biga tra il 30, to, massimo 40%, vado ad utilizzare una farina forte anche nel rinfresco, perché voglio star tranquillo, e me lo porto al giorno dopo. Questo lo posso fare. Poi al giorno dopo intendo 24 ore in più dopo il rinfresco, dopo la chiusura dell'impasto, ma non oltre, cioè non lo porto a 48 ore, ok? Perché non ha senso. Anche perché per Chiaro. portarla a 48 ore devo lavorare con una percentuale di biga talmente bassa che a sto punto non la faccio proprio. Lavoro con No, un ma anche impasto se lavori con delle 48 bighe con ore. percentuale alta, devi partire a bloccare l'impasto, quindi devi partire con un lievitatore che ti faccia tutto il ciclo a meno 4, meno 6 e Esatto, poi faccia il esatto. risveglio per portarla su, perché Sì, altrimenti non ma sai chi dove ce vada l'ha con gli quelle enzimi. attrezzature lì? Dai, No, ce l'ha in appunto, panificio, le appunto. trovi. Esatto, Quindi questo è il esatto. concetto, questo è il concetto. Poi infatti, ecco, qui dicono, vedi, impasto con biga 80% per poi gestire 24-48 in frigo, consigliabile malto? Se sì, che tipo di malto? No. Allora, No, il malto no di sicuro. tolto il discorso del malto, un impasto con l'80% di biga gestito a 48 ore non ha senso. Metti meno biga, metti meno biga, corri meno rischi, hai meno problemi, te lo dico spassionatamente, cioè con 80% di biga, portarlo a 48 ore ti crei dei problemi. Poi, se metti del malto per dare una manina a colorare, ok, ma attenzione, a No, 48 ore ci aggiungi del malto ma lo diastasico, butti giù. capirai. È come aumentare la diastasi, vai a aumentare tutti gli Esatto. enzimi, la demolisci. Che senso ha mettere malto nelle farine lunghe? Assolutamente Esatto. no. Fai disastro, fai Io lo disastro, uso fai per disastro. stimolare nel breve il malto, mi deve dare sostegno nel Esatto. breve, ma non nel Nel breve lungo. va benissimo, nel breve va benissimo, ma ecco, rinfresco oggi e vado in produzione oggi. Allora sì, che lì il malto Esatto. serve. Lì il malto serve. Allora, vediamo qua che dice: "Buonasera a tutti, è possibile mantenere liquidi con una farina tipo 1?" Sì, è possibile, ma bisogna fare più rinfreschi giornalieri perché comunque non dimenticatevi che la farina di tipo 1 porta con sé una carica batterica diversa dalla farina ad alta estrazione come una doppio zero. Quindi di conseguenza anche il grado di acidità che proviene dalla fibra, dalle parti dei batteri che ci sono in coltura, gli endogeni, quelli che vengono chiamati gli endogeni e esogeni, no? Danno anche loro un grado di acidità, chiamiamolo così, totalmente più percettibile rispetto a una farina che è più setacciata. E è ovvio che facendo più rinfreschi invece la cosa non succede nulla. C'è il San Francisco, che è un tipo di lievito che viene solo contenuto e mantenuto con una tipo 1, acido bestia, poi si fa i rinfreschi, ma in questo caso lo vanno a prendere molto, ma molto tempo prima, non lo vanno a portare a completa maturazione, perché altrimenti lo percepite di brutto l'acidità, soprattutto l'acetica si percepisce tantissimo. Se vi va in lattica, puzza di formaggio e quella non la togliete. L'acetica è un po' più alcolica, quando il pane è un po' freddo la imboscate, ma a caldo la percepite molto. E il lievito invece, come il San Francisco, come vi dicevo, che nasce proprio da questi cowboy cercatori d'oro che se lo portavano in giro, lo rinfrescavano a distanze 50 minuti, un'ora, lo buttano giù all'impasto e tirano fuori del pane spettacolare, per carità. Oggi, quella volta non lo so. Vabbè, quella volta andava bene tutto. Avevano la carne sotto la sella, va che la tiravano mo a frollare la carne. Una Quindi di biga con lievito madre, conseguenza, una biga con lievito di birra, è una cosa soggettiva o
una cosa persona o cosa una persona preferisce o meno, o è un dato oggettivo che una è meglio dell'altra? Ma secondo me è soggettivo. Personale. È Personale soggettivo. e oggettivo, sì, se voglio, ma dipende dove uno si vuole posizionare, no? Allora, sfatiamo il fatto che io faccio il lievito di compresso e ottengo dei cattivi prodotti perché non è così. Sfatiamo il fatto che io uso il lievito a mano naturale, il prodotto è più digeribile. Intanto, sì, tante virgolette, ci sono delle caratteristiche totalmente diverse. Abbiamo a che fare con dei batteri che comunque anche loro, in assenza di lieviti, possono fare tranquillamente la loro scomposizione, fare produrre anidride carbonica, produrre le varie acidità che ci sono, anzi, fanno più prodotti proprio perché sono proprio dei lab. Quindi di conseguenza hanno la capacità di sviluppare degli aromi diversi che con il lievito compresso ho bisogno di quelle famigerate 24-36 ore per andare a recuperare quel po' di profumi che derivano da una fermentazione alcolica. Ok? Quindi, da questo punto di vista, lavorare con uno o con l'altro è una cosa soggettiva, è una cosa che voglio io per differenziarmi da un'altra persona. Io preferisco Esatto. lavorare, avvicinarmi al lievito madre naturale, lavorare con una maniera in quel modo lì, perché mi sentivo più a contatto con la natura. Ma tutto qua è una cosa che tu cresci, è un bimbetto che tu hai che ti porti avanti e che ti dà dei risultati. È ovvio che se Una lui sta bene. personalizzazione del tuo prodotto, tutto qua, tutto E qua. mettere la firma, esatto, mettere la firma. 40% porti a 24 ore in massa o fai panetti? 40% di biga. Allora, 40% di biga, io vado in panetto, non gli faccio fare massa se lo 40 porto minuti io gli faccio 24 fare in ore. massa. Eh? Io faccio 40 minuti di massa, poi faccio il panetto, non gli do Vabbè, 40 assolutamente minuti, fai niente. una puntata di una quarantina di minuti e poi fai panetti. Bravo, Esatto, quello, però non esatto. gli faccio fare 24 ore in massa con No, no, il no, no, 40% di assolutamente no. biga. È quello No, che mi anche mancava. perché, no, anche perché recuperi in tenacità poi, Scherzi. Occhio. Qui c'è una bella domanda, questa è una bella risposta, non so di chi è, che dice per un 48 ore conviene fare un diretto. Bravo, 48 ore, un bel direttone fatto come Cristo comanda, perché ragazzi il diretto è sempre valido, Sì. non ci fissiamo sulle cose, anche se c'era qualcuno che prima sopra ci domandava, ma qualcosa sul polish lo vorrete dire? Allora ragazzi, cosa dice? Molti sono convinti che più alta è la percentuale di biga e più sono le ore di lievitazione, più un prodotto è buono e digeribile. Bisogna uscire da questa convinzione. Hai ragione. Assolutamente. Questo è perfettamente giusto, però. Bisogna uscire da questa convinzione. Non è che più biga c'è e più deve lavorare l'impasto, perché ha già lavorato in biga. Quindi più biga c'è e più Meno veloce deve deve andare in cottura, perché l'impasto è bello pronto. lavorare. E usare farine deboli, via, dentro, subito. Andale. Con 80% di biga o cuoce in giornata o emergenza staglio. Metto in frigo, il giorno dopo faccio triplicare i panetti. Figa! No, vabbè, cioè vai cucini in giornata, 80% biga, cucini in giornata. Questa domanda chi ce la fa? Fabrizio Sordillo, per una contemporanea, meglio biga con tipo 0? Allora, anche qua. Biga tipo 0, biga tipo 2, doppio 0, cambia poco ragazzi, cambia veramente poco. Cioè, per la contemporanea l'importante è che sia cotta. Mamma mia, è già che poco tempo fa c'è stata una guerra pubblica. Adesso Ma lo vedi sai tu. che mi hanno scritto, adesso apro questa No, piccola no, no, ma a parentesi, me guarda, mi hanno mi scritto sta diverse bersagliando. persone, no? Dicendomi, ma te cosa ne pensi? Ma te cosa hai sentito questa conversazione? Te cosa ne pensi? Io No, ma dopo te alla fine ho fatto pensa. un post e, perché non la sapevo questa cosa qua e non me ne sono neanche curato, ma sinceramente non mi interessa dei pettegolezzi alla Maria De Filippi, quindi ci ho messo, a me non me ne frega un cazzo, va più a gelato. Non so se hai visto Ma il io post che ho stamattina fatto. sono arrivato, io sono a Cava dei Tirreni, no? Sono a Pizza Doc oggi giù. Hai sentito questo, sento quello, ma anche te ti sei tirato in mezzo. Ho detto, come mi sono tirato in mezzo? Fammi capire, ma di che cosa stai parlando? No, No, io mi abbiamo sono visto che tirato via. mangiavi, abbiamo visto che mangiavi una pizza molto croccante, buona, e poi ho detto, buona. Ho detto, guarda, allora, quella pizza io l'ho fatta perché mio figlio alle 4 mi ha detto, papà, stasera mi fai la pizza? Ho detto, qua, andiamo a vedere cosa c'ho giù, se c'ho della farina debole, te la faccio, voglio vedere una cosa. E io, siccome che sperimento sempre, l'ho fatto.
Cazzo, ho fatto una pizza che l'ho fatta quella benedetta focaccia, chiamiamola così, pala, ma perché non mi posso dire né pinza né cose perché mi arriva addosso, sennò del casino. Mamma mia, scherzi. Riposata a 40 minuti, come ti dicevo, e ragazzi, ho pompato il 2% di lievito di birra dentro. Se volete capirla un po', fate come volete voi, ma l'ho pompata. È scappata fuori una roba che io stesso ho detto, ma puttana la miseria, sto lì a perdere del tempo e c'ho la cosa più semplice che mi dà, tac, subito. E No, mio guarda, figlio ha io. detto, mio figlio che ha 8 anni, ragazzi, ha detto, questa è una bomba squisita. Allora, se un bambino di 8 anni dice una roba del genere, io ho Spettacolo. fatto il video, ma io incurandomi di quello che stava succedendo sotto, il giorno successivo vedo sta roba. E questa sera mi ha detto, guarda che ti ha tagliato anche te, ti hanno preso, ti hanno messo dentro. E Una sono andato a bomba vedere, c'è la mia atomica. fotografia. Ma senza fare dei casini, perché io non volevo né tirarmi di mezzo, né no. Volevo solamente dire, cazzo, quando le cose le fai velocità e qua scappano fuori dei capolavori. Quando ci pensi, fai delle ciofeghe. Ecco, tutto qua. Però Eccolo lì, diciamo che... il buon Pierangelo, sempre saggio, che dice: Paolo, io penso che in ogni pizzeria il lavoro è diverso da una pizzeria all'altra, quindi ognuno dovrebbe gestire la propria biga in percentuale all'impasto finale che deve utilizzare. È la sacrosanta verità. Ognuno nella sua pizzeria ha le sue temperature, le sue caratteristiche, le sue esigenze a livello temporale, quindi ognuno poi alla fine gestisce come meglio crede, emettendo la percentuale che crede. Oh, qua abbiamo una domanda di uno straniero, ragazzi, che dice: Farina 300 è buona per fare una buona biga. Strong, ok, no option to do because we have more or less. So we need to adapt ourselves and find solution. Grazie in advance. Certo, una farina da 300 W va benissimo per fare la biga. È molto, va benissimo, cioè non è che devi adattare tantissimo, vai tranquillamente a gestire, ovviamente meglio la temperatura controllata, se è intorno ai 16 gradi anche meglio, 16-18 gradi riesci a gestire una biga nelle tempistiche corrette, quindi va bene, It's ok? very good. God it translate out English. Half English. Perché lui ti ha scritto in inglese, molto gli ha risposto in Ah, italiano. c'era Joe, scusa. So, W300 is suitable for making biga. Don't be afraid about. So, you can use this kind of flour to make a good biga, okay? So, just be Yes. careful to set up the temperature about around 16 to 18 degrees Celsius. Don't ask me about the Fahrenheit conversion because I don't remember right now, but you know, so 300 W it's a Yeah. pretty good flour to making big to make the bigger. And in reflection weekly flower. Yeah, of course. Personale soggettivo, oggettivo è l'opposto. Bene, grazie. Scusate se vi disturbo ancora. Siete d'accordo su fare incordare i licoli? Ah, questa te la lascio. Questa te la lascio perché io amo sporcarmi le mani, quindi lo impasto così proprio il liquore, capito? Non lo Allora, importa. ci sono due sistemi che vengono delineati o ultimamente il termine corretto non è incordare, ma è montare. Adesso qua dopo apriti cielo. Allora, tendenzialmente io ho notato che i due processi sono leggermente diversi, danno dei prodotti diversi. Quando tu lo lavori bene con la mano, comunque incordi, come ha detto il nostro amico qui, o montiamo il lutto, tutto sta nel dare, incamerare dentro aria, dare che poi, diciamo così, l'ossigeno è la vita principale per tutto quello che può essere il comparto delle cellule, sia dei lieviti che dei batteri, comunque ne hanno bisogno. E di conseguenza, se hanno una struttura ben delineata con il glutine, tendenzialmente tentano a trattenere di più i gas della fermentazione, tentano di essere con delle acidità diverse uno dall'altro. Adesso qua sarebbe bello sentire anche il parere di Gabriele, perché io ho notato che mettendo in planetaria i liquidi,
portandolo ad avere una struttura montata simile quasi a un 100% di adattazione, perché di questo noi stiamo parlando, quando comincia a staccarsi dalle paratie della vasca della planetaria, comunque dà una struttura totalmente diversa al prodotto, molto più dolciastra. Questo forse è dovuto alla minoranza, dico, perché poi lì sarebbe da verificare adesso anche con Carlo. Con Carlo Di Cristo, che abbiamo i piaccametri ancora fermi, che dobbiamo portarli poi a vedere le ultime fasi, voglio proprio andare a analizzare qual è, con dei data logger a distanza di 30 minuti, l'andamento di uno e l'andamento dell'altro. Perché l'unica cosa che possiamo andare a vedere del comportamento è proprio avere una rilevazione del pH, anche se può essere, per quel che può essere valido, per capire com'è l'andamento sia di uno che dell'altro. Ecco, questo qua è. Poi, incordato o non incordato, è come ti trovi meglio, perché purtroppo, come per il lavoro degli lievitomadri naturale, qua siamo in, non so, in 60 milioni in Italia. Se fossimo tutti fornai, ci sarebbero 60 milioni di metodi diversi di trattare il lievitomadri naturale, perché vive in ambienti diversi, con farine diverse, con acqua diverse, con ambiente inquinato in un modo diverso. Per cui vige dove lui vive e come si è abituato a lavorare. Tutto qua. Ok, aspetta che qui adesso già è partita la polemica, Elisa che dice qui, very good English. Very good English. Wow. No, c'ha ragione, I'm so sorry, I try to do my best. Vabbè, normale, girando e girando si fa quel che si può. voilà, allora, qui ci continuano a dire... cosa dice qua? Un impasto con 36 ore di biga, in massa un impasto di Livello. in puntata 40 minuti, poi staglio. Come digeribilità sono uguali o cambia? Ma cosa Ma vuoi che ragazzi, cambia? Cioè, queste so, cioè, vai tranquillo, Raffaele. Alla fine non cambia nulla se le ore sono le stesse. Quello che cambia se la puntata è più lunga o più corta. Cambierà solamente nella tenacità dell'impasto perché dai più forza, la puntata è una presa di forza dell'impasto, ma a livello di digeribilità, se le tempistiche sono quelle, cambia poco, cioè alla fine cambia veramente poco, non penso anzi ci sia nessuna Ma differenza. No, questa è bella. English is like origano on top of bellissima pizza. Sei il numero uno, non so chi sei, ma sei il numero uno. Allora, vogliamo parlare un po' di pollici, così diamo modo a quella persona lì che non so chi sia. Adesso vado a ricercare il suo messaggio che dice: Oh, sì, dai, parliamo un po' di pollici, perché c'ha ragione. Eccolo qua. No, Ci beh, qui dice: sono gli Infatti, amanti parliamo un po' della di cultura pollici, liquida, parliamo un po' per di cui. pollici. Allora, ma sta regola dell'un terzo, perché ho sempre fatto la regola dell'un terzo, ovvero se devo impastare, faccio l'esempio banalissimo, 3 kg di farina, 1 kg di farina ci faccio il pollice e 2 kg di farina li butto nel rinfresco. Io nella mia ignoranza ho sempre fatto così, mi sono sempre trovato benissimo, ovviamente aggiungendo anche del lievito nella seconda parte di impastamento, perché quello che c'è nel pollice è sempre relativamente poco, no? Sì, Secondo esatto. te è una regola valida? È una regola che può essere cambiata o va bene? Secondo te va bene? Allora, da pizzaiolo che veniva fuori dalla scuola di Pizza New con un certo Graziano Bertuzzo nella sua epoca, Grande dove Graziano, grande Graziano. una gran brava persona, Madonna. che andiamo a guardare che in quel momento il capostipite di tutti gli impasti che passavano per la pizzeria in una forma indiretta erano riconoscibili attraverso il pulish. Anche perché comunque la caratteristica della pizza del nord-est, di quelle parti dove Bertuzzo è il re assoluto, era proprio una pizza sottile, croccante e molto molto fine, erano 180-220 grammi di pallina, non erano di più, cioè quindi È molto simile tenetelo. alla pizza romana, eh? Esatto, molto simile alla pizza normanna. Allora, come te mi sono trovato sempre bene con la forma di un terzo, cioè prendi la pasta totale di farina che va in pastale, un terzo diventa il tuo pulish, il restante rinfresco con una percentuale di starter che faccio innescare il processo fermentativo. Poi andando avanti,
nel tempo e anche nell'utilizzo, soprattutto qua quando ero al mare, sono arrivato anche a lavorare con il 50% della farina fatta a pulis, l'altro 50% andava dentro al rinfresco, senza più aggiungere acqua, perché l'acqua ce l'avevo già tutto quanto nel pulis, perché io facevo il 100%, e andavo a fare, secondo me, poi nel tempo l'ho capito, anche una delle fermentazioni molto più lente, sì, a 1 grammo di lievito di birra per le 18 ore, i 20 gradi, ma ho trovato pochissima differenza come quando lavoravo tra le 10 e 12 ore con il 2% di lievito, con lo 0,2% di lievito, scusatemi. Quindi non più 1 grammo, ma 2 grammi. E avevo una spinta totalmente diversa, mi ha incominciato a piacermi di più perché quella famosa ragnatela di Spider-Man era sempre più presenza all'interno del bordo. Sì. Adesso fare il puris va benissimo quando si fanno gli impasti tipo, come Paolo ha già detto, la romana, piste sottili 180-200 grammi, tirate 30-33 cm di diametro, proprio quelle sottilette quasi, anzi particole del prete. Però che hanno il suo appeal, perché te ne mangi due, c'è poco da fare. È ovvio che se vado a vedere il carro di una pizza napoletana, gli vai a fare con il pulis, possono storgere col naso perché tenta di diventare un po' troppo Poi io ti posso croccantella. dire che la meglio napoletana che ho fatto l'ho fatta col pollice. Ma la morbidezza, il canone di morbidezza e il canone di sollievolezza, cioè che loro cercano, perché io anch'io per me la prediligo in certi casi. Se vado a cercarmi la biga, ti dico friabilità che mi dà la biga, il pulis non ce l'ho. O meglio, nel 50%, Paolo, sto parlando. Magari nel 30% tenta di dare qualcosa in più, se è idratato un po' di più, magari rispetto anche questi canoni, perché tanto lui Certo. sviluppa meglio, perché è già liquido, più acqua c'ha, lui più agisce meglio. Invece la biga agisce meglio più quasi negli impasti un po' più duretti. Idratati sì, ma gli butti dentro gli carburi con qualcosa di starter dietro, lei va e impenna anche lei. Dio, sono due metodi diversi, sono due gusti diversi, sono due prodotti con texture totalmente diverse uno dall'altro e quindi sono entrambi validi perché comunque ci danno una mano ad abbattere quello che è la fase finale degli impasti, cioè vengono fuori, uno arriva fuori da 18 ore di fermentato, quindi che sia il 30 o il 50% degli impasti finiti è già andato, cioè già è a buono stato il fermentativo, non uso la parola maturazione perché sennò... Io dico sempre, in qualsiasi caso si usi un fermento per fare l'impasto, che sia polish, che sia biga, sicuramente c'è già una marcia in più nell'impasto, nel Ah prodotto sì, finale questo che va a ottenere. è Quindi, poco ma sicuro, porta dentro di indipendentemente da profumo. quello che uno si trova meglio a fare, la cosa è migliore. Malto, oltre a considerare la farina che usiamo, al suo fine number ovviamente, in una maturazione corta, mi aiuta a dare spinta alla maturazione, quindi zuccheri disponibili subito. Sulle lievitazioni lunghe è meglio non inserirlo. Ho zuccheri a sufficienza. Sul malto c'è molta poca chiarezza e più volte ho sentito Cristian fare una panoramica di come e quando usarlo e mi sembrava molto interessante. Allora, il malto, intanto prima di tutto il malto è come dire c'ho una farina con un folinambre abbastanza bassino. Nel momento in cui voi andate a mettere il malto dentro una farina di forza, la andate a depotenziare, quindi lei tutta la sua forza la va a perdere anche perché arriva dentro, proprio perché il malto è Scusa, non ho diastasico. capito. Un Folin Number basso, No, c'è no. un'attività enzimatica alta. Sì, Quindi ha un malto non titano. servirebbe. Non servirebbe proprio per niente, glielo ho detto. Esatto. In base al folinambre che tu ti ritrovi, vai ad aggiungere il malto. Se tu hai una farina che è bassa di folinambre, non serve, anzi, ti manda tutto in pappa, tutto l'impasto in pochissimo tempo. Perché è come aggiungere enzimi, aggiungi un malto, cioè le unità Pollack di un malto. Che tutti quanti siamo qua, usiamo il malto, poi non gli viene dato un malto da 16.000 unità Pollack, che è una bestia assoluta. Perché è troppo forte, secondo me non vanno bene utilizzato nella pizzeria. Un 16.000 unità polla che io lo vedo poco come utilizzano in pizzeria, quando basta già un 6.000 o un 6.500 o to, andiamo sotto un 11.000 di unità polla, bastano e avanzano. Aggiungere malto, una farina forte, progettata per arrivare lontana, progettata per le lunghe lavorazioni, proprio perché la qualità delle proteine mi dà un glutine bello tosto, anche la produzione in percentuale di glutine è diversa, non ne vedo il motivo. Sono soldi buttati nel cesso, scusatemi un attimo. Metto soldi per una quantità di malto
alto di pollo, metto i soldi perché prendo una farina di forza, perché è una farina di altissima qualità con un contenuto proteico, per far che cosa? Per andarla a demolire. Cioè, voglio arrivare a 48 ore, però mettendo il malto me la vado a utilizzare prima. Mi Il sembra un po' un malto in quel caso controsenso. serve se utilizzo una farina di forza e ho poco tempo per gestire l'impasto. Ah, Allora, in quello quel sì, ha caso uso il senso. malto perché ovviamente apportando enzimi vado ad accorciare i tempi di Certo che maturazione sì. dell'impasto. Certo che sì. Infatti ci stavo arrivando. Ricordatevi che è come aggiungere alfa-amilasi quando mettete dentro l'alfa-beta-amilasi quando mettete dentro il malto. E diastasi con che lui, eh. Quindi di conseguenza andate a disgregare tutta quella parte di zuccheri in tempo rapido. Poi è vero che ci sono tanti ami intatti, ma io no. Se lavoro su breve, sì, se lavoro con pani di grande qualità, grossa quantità, grosso volume, non ce n'è bisogno. Se lavoro quel piccolo, ce n'è bisogno. E Sul questa è la piccolo cosa da fare sì, esatto, insieme. Questa è la cosa che ma devo anche fare da fare perché, insieme. ma anche per il fatto della colorazione in forno. Se io metto del Esatto. malto su un pane di grande pezzatura che deve stare in forno 40 minuti, anche più di un'ora, dipende dalla Ancora pezzatura. troppo. Se io metto il malto, ecco che io già dopo 15 minuti, 20 minuti, c'ho già un bel pane abbronzato e faccio fatica a portare poi a termine la cottura senza che risulti proprio bruciato quasi fuori, no? Perché sembra che abbia quel colore di bruciato. Ok, quindi attenzione nell'utilizzo del malto. Ecco qua la risposta che aspettavi da Gabriele. Impastare liquori incordando vuol dire intrappolare più ossigeno, il che vuol dire dare più vitalità ai batteri eterofermentanti che producono un po' più acetico. Vedi, qui adesso ti ha dato la risposta. E pronto, Grande. Gabriele Raimondi? Io veramente sono d'un contento di avere Gabriele Raimondi dentro la MasterBio Community, porca miseria, perché è veramente alza un po' l'asticella del livello. No, veramente, è tanta roba, è una bella soddisfazione. Madre, allora, questo cosa dice? Vediamo un po'. Madre biga tipo 1, cos'è che dice? Madre biga con tipo 1, al di là che corra di più in acidità, a differenza di una doppio zero. Ti dà una marcia in più in termini di sapore o solo livello nutrizionale? Insomma, la gestione è leggermente più cagacazzo. Penso che sia quello. Eh sì, ripeto, Beh, è la gestione che sicuramente. devi fare un rinfresco in più in giornata per contenere quei valori di acidità che si sviluppano al suo interno, cioè che percepisci proprio, perché la mettete sulla punta della lingua, senti subito che pizzica. Quindi io c'è stato un periodo che mi è stato commissionato un lavoro con della tipo 2, è rinfresco del lievito in tipo 2. Quindi io sono arrivato che per non sentire quell'acidità il lievito andava all'impasto esattamente a 50 minuti dopo essere stato rinfrescato. Come si muoveva di mezzo dito, lo buttavo giù e lo impastavo. E lui reagiva, perché lui lavora tranquillamente. È ovvio che sicuramente lavoriamo più con carica di lieviti, perché comunque lì i lieviti ci sono e anche i batteri ci saranno, daranno la loro spinta. Secondo me, andando dentro giovane così, veniva bene, si allungava le ore di fermentazione perché il pane, scordatevi di darlo fuori in quei 50 minuti, ci vuole tutta la notte a 14-15 gradi nei cestini, però veniva fuori un ottimo prodotto, devo dire. Un ottimo prodotto fatto con la tipo 2, eh? Fatto con la tipo 2. E tipo 1 ti implica di avere due rinfreschi barra tre giornalieri, oppure adottare il metodo San Francisco. Lo tengo fuori a temperatura ambiente, quando lo rinfresco, 50 minuti, un'ora, giù, E e via, ciò che si dà, si va. e via. Ok, Esatto. adesso io, ragazzi, io vi voglio tanto bene, ma sono in piedi da stamattina alle 3. Questa è già una diretta che sta durando da un'ora e mezzo. Io darei un altro quarticello d'ora, arriviamo a un'ora e tre quarti e poi ci diamo il saluto. Volevo rispondere a Pierangelo che dice altro argomento interessante. Ho saltato qualche domanda, ragazzi, ma tanto le risposte ve le abbiamo già date nel corso delle altre risposte che abbiamo dato agli altri, quindi senza ripetere. Altro argomento è la scioglievolezza dell'impasto. Più che la scioglievolezza dell'impasto, credo che Pierangelo si riferisca ovviamente alla scioglievolezza del prodotto finale, quindi al morso facile, a questo famoso bite zero che io ogni tanto metto come hashtag
sui miei prodotti, ovvero Grazie. quando mangi una cosa e la mastichi, va via facilmente, non devi stare tanto tempo a masticarla. Detto in fradese, non è uno stracaganassa. Uno Ok, stancamandibola. esatto. Beh, per ottenere questo, secondo me, non servono tanti accorgimenti, serve solo non stare a rompere tanti marroni all'impasto. È tra le prime cose. Utilizzare la farina giusta per il tempo di fermentazione che si vuole dare, questo è un altro aspetto molto importante, ma quello che più mi sta sui coglioni è durante il periodo della puntata vedere gente che si prende il tempo ogni 15 minuti, va lì e dà due pieghe di rinforzo. 15 minuti, va lì e altre due pieghe di rinforzo. Ma se hai chiuso bene l'impasto in macchina, ora te lo voglio dire, se hai chiuso bene l'impasto in macchina, che cazzo continui a dare le pieghe nella vasca? Porca puttana. Cioè, io sta No, roba perché non la ma capirei mai. poi magari cosa fanno? Fanno anche lo stop in macchina, 30 minuti non la toccano più, poi due giri di vasca, poi vengono fuori 30 minuti, fanno le pieghe, poi altri 30 minuti, altre pieghe. Struttura, Io voglio sapere a struttura, struttura. cosa serve tutta sta roba qua. A cosa serve? Porca miseria. Contro la farina di falsa poi assolutamente niente, perché poi, vabbè, inizialmente se c'è la maglia glutinica che viene fuori un po' debole, che può perdi di forma, gli dà un po' di struttura, ma io penso che con una piega basta e avanza, perché poi, ragazzi, cioè dopo sì che dopo dite, ma la farina è poco estensibile, cazzo, è come rifare le palline due volte. La nostra Damiana, ora vi tocca parlare di pasta di riporto in un'altra diretta, Damiana. Oggi direi che ne abbiamo sparate tante. Gabriele, no, grazie a te, Gabriele. Gabriele dice grazie ragazzi, ma no, grazie a te perché veramente è un valido. Sei veramente una, a parte una persona molto educata e a modo, che non fa il saccente. Questa già è una cosa che piace molto. Perché A noi cercare l'arte bianca. siamo qua terra a terra, quindi Pierangelo, Paolo, non volevo farti incazzare. No, non mi fai incazzare, Pierangelo, è tranquillo. Non sono arrabbiato, non sono arrabbiato. Bene, ragazzi, io direi che oggi ne abbiamo sparate tante di cose con Christian. Sono Un molto piacere. contento che questa diretta è andata molto bene. Io direi adesso magari sì, parleremo della pasta di riporto un altro giorno, perché no? E magari aggiungeremo altri argomenti che a voi possano interessare. Magari lasciate dei commenti 20, sotto 30, live. 40% di pasta di riporto. Non dovete andare oltre, eh? Ma chi l'ha detto? Chi l'ha detto? Lasciate i commenti sotto la live. Qui adesso lasciate dei commenti che poi andremo a rintracciare. Per capire quali saranno gli argomenti che volete trattare prossimamente, ci potranno dare una mano. Magari facciamo un'altra diretta con Christian. Poi sicuramente Vincenzo c'ha in pentola qualcosa che sta bollendo, quindi sicuramente a breve rivedrete anche la sua bella faccina. Sì, Bello, il bello di Master Biga, Vincenzo, ragazzi, col capello brizzolato è il George Clooney degli Yesi, è fantastico. E quindi. torturi di Esi. Cazzo. Dio, il George Se vi Clooney. scrivo, aspetta, questa la metto qua. Se vi scrivo in privato per info, rispondete, scrivi a lui, scrivi a Christian Zaghini, trovalo e scrivi a lui. No, Perché volentieri, volentieri. È io, sempre un no, vabbè, piacere. sto scherzando. Scrivi direttamente nella community Master Biga Cosimo. Scrivi nella community Master Biga perché questa community deve essere una bella community Brainstorming. dove ci deve essere, esatto, il brainstorming, dove ci deve essere la condivisione di idee, di opinioni, senza incazzarsi, senza partire Esatto. con pregiudizi, senza partire già, no, con dei preconcetti. Mente aperta, ragazzi, divertiamoci. Comunque il tuo inglese è ottimo, grazie ragazzi, grazie Elisa, questo me lo metto proprio qui in bella mostra. Grazie. Esatto. La cosa Non ho bella è mai che studiato voglio. inglese, l'ho imparato sul campo, quindi sono contento Tecnico, di anch'io. questo.
A tecnico a manetta, quando magari vado fuori devo capire altre cose, non capisco un cazzo. Tecnico Capito, invece, capito. a tecnico do filo da torcere anche a chi magari lo parla un po' in un altro modo. Però vabbè, detto questo, ricordatevi solo una cosa, e mi preme dirvelo. I libri lo sto dicendo a tutti i corsi che incomincio ad aprire, perché comunque è una cosa che ognuno di noi può fare un libro, ognuno di noi ha una storia che lavorativamente parlando può scrivere il suo metodo su un libro, ok? E questo è il binario da percorrere scrivendovi giorno per giorno cosa notate da cose diverse. Poi tutti gli altri libri vanno letti perché la cultura vi porta a sapere quello che state combinando, dare una causa, un effetto. Ci siamo. Però non rimanete legati a certe situazioni, o meglio, comprendete che quello sta parlando magari di pane, non di pizza, e quell'altro sta parlando di panettone, non di pizza, e nemmeno di pane. Quindi certe farine sceglietele in base a ciò che volete fare. E questa è una cosa che Gabriele Monti, quando io lo becco, no Gabriele Monti, Maurizio Monti, perché adesso facciamo casino tra Gabriele e l'altro, che poi sono amici. Maurizio, tu dimmi una cosa, che cazzo di senso c'ha usare le farine forti? Poi si incassa pure, perché dice, non le sapete usare le farine forti. E ha ragione, ma neanche i fornai, porca miseria. È E vero, è lui. vero. Purtroppo c'è ancora tanta, no, ignoranza, perché è brutta la parola ignoranza, però Non c'è conoscenza. ancora, ci sono ancora tante lacune, purtroppo. Esatto. E il mercato di oggi non aiuta, non aiuta perché oggi, guarda, oggi nella masterclass di oggi, dicevo, vedete, certe consistenze oggi sui social non le vedi, sui social vedi delle cose molto belle. Però sono cose che non riesci poi a valutare se sono anche buone, ok? Ma a parte quello, oggi c'è una rincorsa veramente all'estremizzazione di tutto. Se non si fa un 80% di qualsiasi Non tipo di sei nessuno. impasto, un 80% di idratazione, non sei bravo. Quando non è così, cioè, le ricette vanno lavorate per come sono, cioè. Oggi vedi padellini che sono uguali a teglie, teglie che sono uguali a pale, pale che sono uguali a pinze, pinze che sono uguali a pizze napoletane, cioè è tutto lo stesso impasto. Però Sì. che cuoce, cioè, capisci quello che voglio dirti? Quindi ragazzi, è stato bello, vi voglio bene, Cristian, grazie Alla amico mio, prossima, una Toro. buona serata, fate Ciao bene, Gabriele, buonanotte a tutti. ciao. Alla prossima. See you.